Solo un batter d'occhio e ritorni di nuovo da me. Quindi? Allora? Cosa abbiamo? È la stella. Stelle. Stelle nel cielo notturno. Fari di luce. Sogni di gloria, speranza. O un ricordo della nostra insignificanza. Terribile disperazione. Devi confidare nella luce delle stelle, la quale porta chiarezza e a volte verità. La torre. Liberarsi dei problemi. Fuggi oppure lotta? Questa è la domanda che tutti ci poniamo, ma spesso, pur lasciando le insidie, ci troviamo comunque di fronte al pericolo. Fa attenzione. Forse è il tuo ultimo passo. Ricorda, non bisogna mai fermarsi alle apparenze. Vuoi che te lo mostri? Sì, bene. Ma posso indagare di più solo su di un possibile futuro. Dunque, quale sarà? Scegli. Ritornaci allora. Ritorna ad Hackett's Quarry. Ad Hackett's Quarry te ne ritorni. Ah, ti divertirai. È stato orribile. È stato... Non so nemmeno cosa fosse. Era veloce. C'era un cacciatore. Ed era... Oh, Abby. Tieni. Cosa? Prova a disegnare. Disegnare cosa? La cosa che ti ha aggredito. Nick. Ehi, senti. Sai che ti hanno fatto quei tizi? Quali tizi? Non è il... Sì, il cacciatore. Sì, c'era un tipo, ma anche qualcos'altro. Una specie di animale. Che tipo di animale? No, c'era solo un uomo che lo portava via. Forse ancora disorientato. Era un tipo grosso e minaccioso. Io... Ehi, sta bene. Sì, è proprio lì. Artigli e... denti proprio su di me. Credo fosse un orso. Un orso adulto l'avrebbe schiacciato. Avevamo detto che non c'erano orsi. No! Cazzo! Guardala, guarda! Merda. Quella roba nera! È un'infezione! E si sta diffondendo! Non va bene, per niente bene! Scusa, Nick, scusa. Tranquillo, tutto ok. Cazzo, che male. Dobbiamo amputare. Va fatto prima che l'infezione si diffonda. Cosa? Perché dovremmo farlo? Non lo so, ma guarda quella roba nera. Cosa credi che sia? Ti sembro forse un dottore? Non ricordo molto, non so nemmeno cosa ho visto. Porca troia. Cazzo.
lei! Ho un fucile! E lo so usare! Diciamo! Ryan, se fossero Giacobbo e Emma... E se non fosse così? Sta attento! Non era nulla. Sì, ma se n'è andato. Scappa, che è meglio! Che coraggio. Allora, la baita ora non sembra tanto male, vero? Fermo! Sono qui per voi! Porca troia! Nick! E sta bene? Hanno aggredito Nick e Abby. Nel bosco. E qualcuno ha dei vestiti asciutti, sto congelando. Le borse sono nel furgone. Ah, merda, hai ragione. Aspetta, che cosa ti è successo? Certo, giusto, ok. Allora, come dicevo, ok, ho sentito Abby urlare e sono venuto qui. Più veloce che potevo. Dal lago? Sì, e poi come dal nulla è spuntata questa, non so, una stupida trappola. Sembrava una trappola da caccia. Cacciatori, te l'ho detto, sono cacciatori! Quel cazzo di affare mi ha preso per la gamba e mi ha sollevato su a mezz'aria. Zup! E io me ne stavo lì, mezzo nudo. Quando un tipo, con un cazzo di macete, si è avvicinato. Mi ha guardato negli occhi. Ma io gli ho dato una lezione e sono corso Senti, qui. Senti, dobbiamo portare Nick e Abby alla baita, tipo adesso. Pienamente d'accordo. Senti, perché sei coperto di... quello che spero sia succo di fragola? Sì, no, mi sa che è sangue. Ecco, c'era questo tizio, una bottiglia. Non so che altro dirti, è una lunga storia. Sì, no, un gran bel casino. Oh, Gesù santissimo, ancora non vi ho detto una cosa. C'era un cazzo di corpo nel lago. Cioè, morto? Oh, no. Era uno di quegli atleti olimpici che è finito qui mentre si allenava. Sì, un cadavere, coglione. Certo, come no, Jacob? No, davvero, credimi! Ho pensato che fosse uno dei due tutor assenti, ma non si capiva perché era tutto gonfio e schifoso. Qualcosa non va. Devo andare da Emma. Che fai? Ehi, mi serve, ok? Chissà cosa c'è in giro. No, ci serve per Nick e Abby. Sì, e io devo aiutare Emma, ok? È rimasta sola. Ma non sai nemmeno se è nei guai. Presto ci finirai tu nei guai! Vuoi farmi incazzare? No, sto provando a salvare la mia ragazza, stronzo! Ho i miei dubbi che sia la tua ragazza, amico. Che... Ma che cazzo! Finitela, cazzo! Siamo nella merda, cazzo! E voi fate gli idioti, tutti e due! Jacob, questo resta a noi. Nick e Abby sono feriti. A noi serve di più. C'è qualcuno qui. Ryan! Scusa. Che stronzata! Portala al sicuro. Se è sull'isola, non corre pericoli. E rischiare un altro incontro ravvicinato con Rambo? No, grazie. Forse c'è una barca alla teleferica. E comunque, posso raggiungere l'isola da lì. Torniamo alla baita. Cerchiamo aiuto. Come? Nick non riesce a camminare. Ehi, ho un'idea. Ok. Diamo un senso a questa serata. Ok, indovinello. Chi ha due pollici e si ritrova tutta sola soletta su un'isola sperduta di notte? Questa scema... Beh, un pollice. Un pollice disponibile.
Ok. Ed è qui, su questa strana isola disabitata, che questa giovane eroina trova se stessa. Ok, riassumendo, mi sono ritrovata sola su un'isola minuscola, da sola, senza niente da fare a parte riprenderla per voi. Quindi andrò alla casa sull'albero, che sembra affacciarsi su un panorama davvero, davvero incantevole, venite. Le cose stanno così. Non voglio tornare indietro, ovvio, ma anche se volessi... Non posso, dai, sembrerei una che non sa stare da sola mentre lui se n'è andato così, su due piedi. Ah, mi sto lamentando. Beh, esplor lamentando. Oh, fanculo, andiamo. Alla casa sull'albero, compagni d'avventura. Salve a tutti amici e ben ritrovati, sono il vostro Mitter e eccoci qui per un nuovo episodio di The Quarry. Siamo qui tutta questa volta con i nostri ragazzi, ma con Emma in particolare, pronto a continuare l'avventura di Enna. Abbiamo visto questo episodio di come abbiamo provato a salvare Nick, a curarlo, ma come diceva un nostro amico, sto mirando chi fosse, si chiama Dylan, quella strana liquido nero che sta vicino alla ferita è qualcosa di strano. Quindi davvero, quando l'uomo è misterioso, gigante, è sparato il dito, è perché forse l'attacco del mostro ci dà un'infezione, insomma ci dà dei problemi, non lo sappiamo se sia veleno o qualcos'altro. Sai il fatto che però, per ora, Nick è salvo, ma per quanto non lo sappia che ha una ferita, non sappia gli effetti di questo veleno nero. Nel frattempo anche Jacob si è unito al gruppo, quindi l'unica sola è Emma, che ora andrà nella casa dove Jacob ha visto sembra un mostro. Quindi non è proprio una bella cosa, perché ha detto lei vuole andare con la casa sull'albero, ma ragazzi abbiamo fatto, dobbiamo andare, lei vuole andarci così spensierata, e quindi dovevo andare. La storia davvero sta entrando nel tutto crudo, ma ora ogni scelta sarà vitale per tenere in vita i nostri personaggi, che finora abbiamo solo fatto delle scelte sì importanti, ma più che altro, diciamo, di preparazione, a parte forse la parte di Coebi in cui dobbiamo resistere al mostro, cioè, che vuole attaccarci, un essere gigante, con lunghe braccia, zanne, insomma, un essere davvero pericoloso. Ma ora entra il momento crudo in cui il mostro ci attaccherà con più, forse, con più frequenza. Direi andare avanti a scoprire cosa accadrà, ma per iniziare come sempre lasciare like, commentare, condividere, supportare serie e canale. E adesso, bando alle ciance, e che viaggio benizio, let's go. Bene, io come sempre scompaio, ed eccoci qua con Emma. Lei è tutta bella fighettina, forse anche mezza uno mi sembra, non si è vestita, sì. E stiamo per andare, quest'isola. Oddio, è una parte della cava rimasta intatta che si è ripopolata dopo essere stata sommersa dalle acque. Fico, vero? Ok, quando ero piccola, credevo che le isole, beh, galleggiassero sul pelo dell'acqua, come i materassini. Ma ora sono adulta e più saggia. E ho capito che nella vita niente è come sembra. Come quando sarebbe dovuta essere un'avventura estiva e ti ritrovi a fare da babysitter a un bambinone che soffre perché non vuoi fare sul serio e scrivergli lettere d'amore tutti i giorni. E già che ci siamo, non mi dispiace se ne parlo, giusto? Perché? Perché tocca a me scusarmi quando è lui che incasina tutto attaccato come... una cozza? Guardate. Questa è una metafora. Cioè, siamo a un bivio. Appropriato. Ecco la grande domanda. Prendo la via più ovvia, letteralmente, e lascio perdere, o vado avanti su questa strada e... mi lamento della mia stupida vita noiosa? Io, dato che non siamo dal vivo, sta a me la scelta. Ok, quindi abbiamo due vie a scegliere. Queste scale che ci può portare direttamente alla casa. E anche penso sia la più sicura, visto che siamo lontani dalla foresta. La foresta deve essere piena di trappole, di queste nitizie, non lo so. Però è possibile che anche la foresta ci dia qualche carta, qualche tarocco. Quindi mi sa che scegliamo questa. Diavolo, ormai siamo in ballo, non ci resta che ballare. Sapete che c'è? Ero davvero contenta, pensando al futuro, giuro.
Ho passato una bella estate, ma il meglio deve ancora arrivare. So che quando posterò il video a Catsquarry sarà soltanto un ricordo lontano. So che è solo una notte e che tutte le occasioni vanno colte e bla 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 bla. È che non voglio accontentarmi di ciò che ho intorno, capite? Abby crede che io sia una persona coraggiosa, ma in realtà cerco disperatamente di stare a galla in un mondo in cui tutti vogliono emergere. Bene, parte filosofica a parte, scusami. Cioè, la parte in cui dice ah, quello si è innamorato di me mentre vuole solo un'avventura è un po' brutto. Non puoi dire agli altri come comportarsi con i sentimenti. Ovviamente, non senti male in quel che fanno l'uno e l'altro, quindi cicci, dai, non piazza così. Vedo che lui è un bambinone, Jacob, un gigante un po' bambinesco, però criticarlo perché pensava fosse una cosa seria per voi due. E ammetto che non è male. Sapete, è la prima volta che sono sola quest'estate. E mi piace. È un po' la riprova di quello che dicevo su Jacob. So che sarebbe dovuto tornare a prendermi, ma ora che sono da sola, mi piace. Scusa, Jacob, se stai guardando, non prendertela. Sono fatta così. Va bene, vero? Sì, va bene. E poi chissà, forse tra 50 anni ci ritroveremo per caso e ricorderemo che bella estate abbiamo passato al campo estivo di Catsquarry da giovani. E quella scintilla che ci ha cambiato la vita per sempre. E anche se avremo 70 anni o giù di lì, faremo comunque cose folli a letto. Ehi, può succedere! Mai dire mai, vero, Jackie caro? Come si dice? Chi vivrà, vedrà, giusto? Saremo i vecchi più fighi, sexy e sfrenati di sempre. Ma per ora, ognuno per sé. Scusami, bello. La cosa è che si lasciano quasi un testamento, spero di dover morire. Però tutte queste interruzioni, no. Fammi fare a me, cioè, che tutto deve parlare. No, lì c'è la scala, dovremmo salire. E qui c'è qualcosa. Cosa c'è? A pensarci bene, come poteva essere Mr. H se lui era già la baita? Disse il corvo mai più. Ah, ma quello non è mica il motel che ci diceva il poliziotto. Però facci caso. È strano appunto trovare un fuoco acceso da poco, cioè spento da poco, perché sembrava essere stato spento da poco e ancora era caldo. Abinger Motel. La scuola di fiammiferi dell'Abinger Motel, su cui sono state spezzate, e sulla confezione, in particolare ci sono dei segni. E in più il fatto del corvo è una cosa che eviterei. Mi sa che alla fine non troverò niente, ragazzi. Mi sa che è un vicolo cieco, c'è stato che non porto da nessuna parte. Però io non vorrei salire. Perché visto Jacob mi ha un po' spaventato. Vedo che qui c'è qualcos'altro. O se è pure qui chiuso. Allora. Qui è chiuso. C'è solo questa parte qui, come se non fosse scendere per trovare qualcosa. Dimmi, trovo un tarocco. Che però non mi ricordo neanche l'ultimo tarocco quale fosse. Ah sì, quella delle scelte. Perché in pratica questa volta sto disegnando dopo l'inizio del gioco, quindi non me lo ricordo. Vediamo un po' il tarocco se ci dà la spiegazione extra della torre. Ah ecco, questa di qua. Posso vedere? Allora, lei che sale lì e cade. Ma cade perché sbaglia il quick time event o perché cade lo stesso? Fuggi oppure rotta? Questa è la domanda che tutti ci poniamo, ma spesso pur lasciando insidie ci troviamo comunque di fronte al pericolo. Fa attenzione, forse è il tuo ultimo passo. Io non lo so, perché era lei che cerca di scappare, penso, da questa... Che se c'era la funicolare, dovrebbe essere questa casa, mi sa che c'era qui il collegamento.
E quindi non so, ragazzi, davvero cosa potremmo fare. Certo, almeno lei almeno era vestita, quindi era un po' più comoda, potersi muovere e lottare. Ma quel mostro lì ci guardava male. E noi, boh. Forse c'è una foto che con il flash lo disorientiamo, magari. Comunque, saliamo. Mi sa che dovrò salire con una mano sola. Brutto segno, vero? Ah, merda. Voglio che sappiate che me la sto cavando alla grande con la scalata. Ok. Questa è la super lussuosa casa sull'albero. Ovviamente. Costruita nell'anno 1800 culo da un architetto cieco, con legna di pessima qualità, chiodi arrugginiti e nastro adesivo che neanche esisteva. Un classico dell'edilizia locale. Tesoro, sono a casa! Come dici, scusa? Ho scordato di mettere a letto i bambini. Ma bene, che gran bella accoglienza. Rifatevi gli occhi, gente! Il fascino del campo estivo tutto per voi. Oh, guarda, sembra che qualcuno abbia lasciato le sue cose qui. Forse è stato uno dei bambini, oppure qualcuno dei ragazzi, non so. Ma non riconosco niente qui. Sentito? Adesso dobbiamo fare una scelta. Rovestiamo senza vergogna tra le cose altrui, oppure apriamo quella inquietante botola e moriamo di un'orribile e tragica morte? Qui non ci sono risposte giuste. In realtà sì, c'è una risposta giusta. Io spezzo la zona prima che botola. E zaino sia, così almeno metto qualcosa addosso. Direi che avete visto abbastanza. Bellissimo che con le scale sta scalando le scale e continua a mettere in mano così. Spray. Bene. Ok, dunque. Credo che ci sia qualcosa. E quindi non salterò per lo spavento, ve lo posso promettere. Addio, mondo crudele! Il sipario sta per calare e non c'è tempo per fare il bis. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio!
Attento. Tranquilla, sta bene. Ti fa male? No, no, scusa, ho solo molta fame. Ti troviamo del cibo, ok? Sì, ok. Su, su. Cavolo, mangerei un cavallo. Beh, non credo potremo trovarti un cavallo, ma forse dei cereali. Io odio i cereali. Questa è la chiave per l'infermeria, vedi se trovi qualcosa. Speriamo almeno di riuscire a pulirlo. No. Ti prendo qualcosa. Noi cerchiamo un telefono fisso. Oh, sì, ce n'era uno nell'ufficio di Mr. H. Già. Torniamo subito. Ricevuto. Speriamo che vada tutto bene. Credi che in infermeria sia rimasto qualcosa di utile? Caitlin sa il fatto suo. Dici, alla fine non doveva lavorare lei in infermeria quest'estate. L'hanno assegnata lì perché mancava un'altra ragazza. Meglio di niente. Andiamo a cercare aiuto. È strano vedere questo posto deserto. Non sei mai venuto qui di notte durante il campo estivo? Cosa? No, perché? Tu sì? Qualche volta, sì. Dove vai? Ho sentito pronunciare il mio nome. Non ho sentito. Non credo che la ferita di Nick sia così grave. Beh, meno male. Già. E quindi? Cerchiamo aiuto. Chi chiamo? Mr. H? Ho solo il numero di questo ufficio. Ok, allora il 911? Vuoi dire il 911? Che dice il 911? Non saprei, io... Va bene, sì, ma che cosa devo chiedere? La polizia? Un'ambulanza? Polizia. Sì, senza tanti giri. Dei cacciatori ci vogliono rapire. Quindi mi fanno 911 mi dica e io dico aiuto, aiuto, i miei amici sono stati attaccati da un orso o forse non un orso ma era un animale coi denti. E poi uno di noi è stato rapito da un cacciatore con la faccia piena di sangue e forse qualcuno ha sparato, ma non noi, o forse sì, proprio noi. E hanno anche spiccato un mio amico da un albero. Incidente separato, lunga storia. Sì, sì, così va bene. Ok. Che c'è? Morto. Beh, è strano. A volte capita da queste parti. Nel momento in cui chiami la polizia? È una coincidenza. Hai provato quella cosa di... Cosa? Guarda. Che stai facendo? Non lo so, fanno così nei film quando il telefono non va. Premono quel cosetto. Noi non siamo in un film. Ok, va bene, però tu che ne sai? Forse è proprio quello che vogliono farti credere. Ok, questo telefono è fuori uso. A nessuno prende. Dove altro possiamo trovare una linea fissa? Non è una linea fissa, ma... Cosa? Nel capanno della radio c'è un po' di attrezzatura. Da dove facevi gli annunci? Dove componevo la colonna sonora dell'estate, sì. E dove facevo anche gli annunci. Lì c'è della vecchia
attrezzatura, mi sa, forse possiamo utilizzarla per mandare un messaggio. Va bene, sì. Andiamo e proviamo a contattare qualcuno da lì. Rimettilo a posto. Lo metterò a posto una volta che siamo al sicuro e con i soccorsi in arrivo. Ok, ma attento. Tranquillo. Ok. Sarà stato il maltempo? Quale maltempo, Ryan? Forse... magari gli orsi? Orsi? Perché continuate a incolpare gli orsi? E se avessi ragione, se l'orso che ci ha tolto la linea e poi anche l'elettricità, se quell'orso fosse in corridoio ad aspettarci? Giusto. Grazie. Meglio dire a Caitlin che stiamo andando alla radio, avranno paura. Sì, ok, certo. Andiamo. Oh mio Dio. Sai, credo sia meglio lasciarla, Caitlin. E ne ha più bisogno di noi? Ne ha bisogno tanto quanto noi. A lei resta nella baita, noi andiamo là fuori. Hai detto che potrebbe esserci qualcosa di pericoloso nella baita. Quando? Ma 20 secondi fa! Ok, forse, ma solo perché volevo intensamente il fucile. Dai, daglielo e basta, Dylan. Ah, ok, hai ragione. Ehi, c'è comunque il mio. Se ti comporti bene, te lo faccio tenere. Non promettere col culo degli altri. Il mio culo mantiene sempre le promesse. Interrompo qualcosa? Tutto per te. Non saprei davvero cosa farci, poi mi fido di te. Oh, grazie tante, Dylan. Sei così generoso e affascinante. Certo, certo, figurati. Allora, vuoi fermare un attimo e dire Ryan e Dylan, best couple forever, best coppie comunque migliori. Ma davvero Emma, cioè, davvero, quanto stupidità, cioè, quella... Sente i rumori? Strano che uno sembra che sbatte, forte. Sai che non c'è nessuno lì, non c'è Jacob. E che fai? No, vai, non apri la botola. Fortuna penso aver fatto scelte migliori, ossia quella tipo del... usare il teaser. Avrei anche una foto dell'attacco, che però adesso non ci va a vedere, però avremo almeno una prova di un essere strano che c'è nella foresta. E poi se messi lì nella bozza, secondo me tenere la porta è inutile, cioè il mostro lì c'entra lo stesso, va. È una porta che stava per essere distrutta con facilità dal mostro. Comunque abbiamo per adesso Abigail, Dylan, Caitlin, Nick e Ryan nella baita. Poi la casa sull'albero c'è sicuramente Emma col mostro, molto furba. Ma non so dove è Jacob, forse dove è in teoria. O verso la rimessa o pure lui sull'isola, che non so come siano arrivati lì. E comunque che la casa sull'albero è qua. Lei fosse lontano, è andata lì, però mentre una grande mossa lì. Comunque dai, ripiamo la nostra storia, vediamo un po' cosa succede ora. Thank you.
Allora, l'avvolgere velocemente all'ultimo è stato un errore mio perché non volevo prendere il tasto, volevo fare lentamente tutto per non richiamare il mostro, ma per esempio X ha fatto veloce, ha fatto rumore. Però l'ultima scelta, prima ancora di saltare, avvolgere ancora, non so se non l'ha fatto, però secondo me la scelta lì di avvolgere, dice avvolgere invece di saltare, è stata utile per non incappare nella profezia del tarocco che ci dice che noi saremmo caduti malamente, quindi bene così, ed Emma è ancora viva. Non abbiamo il taser, che può essere una buona arma difensiva, però siamo vivi, siamo sull'isola. Vediamo cosa succederà ora. Penso che finisca qui l'episodio, secondo me, perché, cioè, finisca qui, capito? Quindi l'episodio, perché avevo tanto soddisfatto, sono già 50 minuti, quasi un'ora, quindi dovrebbe essere su giù la fine del capitolo. Mal che vada, vedremo l'ultima parte e poi stacca l'episodio. Ma io vi saluto qui, vi invito a lasciare un like, a commentare e di la vostra, in caso abbiate fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, c'è le notifiche, i video che usciranno, seguite su vari social come Facebook, Instagram, TikTok, così per sapere di più sul mio lavoro e godervi altri contenuti multimediali offerti. Inoltre vi ricordo sempre che se volete supportare il mio lavoro, oltre mi piace, commenti e condivisioni, di cui già vi sono molto grato, c'è la possibilità di abbonarsi tramite YouTube e Patreon. In posto trovate tutte le informazioni che vi servono. Noi ci vediamo al prossimo episodio, se mai ci sarà. ci sarà. Dal vostro Terry. Passo e chiudo. E se c'è una parte finale, avremo un ending prima della scena finale, quindi vedremo.